proprio dal letto lì della rianimazione, l'ho vista trasfigurata, così bella, così luminosa, così sorridente, non l'avevo mai vista. Il cardinale Guardiaro Bassetti, presidente della CEI, di nuovo nella sua Arezzola diocesi, che ha guidato per 10 anni nel giorno in cui si rende omaggio alla Madonna del Conforto, la stessa immagine sacra a cui si era affidato durante la battaglia contro il Covid. Io potevo andare in purgatorio, come tanti ci sono andati purtroppo per questa terribile malattia, e potevo salvarmi, ma anche se fossi andato di là, e la provvidenza ha voluto che rimanessi di qua, quel volto mi era apparso così luminoso, così sorridente, che non l'avevo mai visto, ecco, diciamo così, in questa trasfigurazione. Oggi ad Arezzo, per celebrare la Santa Messa solenne in cattedrale, il cardinale Pietro Parolin, segretario dello Stato Vaticano, una funzione celebrata nel rispetto delle norme anti-Covid, solo 300 i presenti. Eminenza, la preghiamo di portare il nostro saluto filiale, semplice, affettuoso al Papa, di dirgli che gli vogliamo bene. Che lo ringraziamo per questo bellissimo magistero che dona alla Chiesa universale e che ad Arezzo lo aspettiamo sempre. Il giorno in cui Arezzo ricorda il miracolo di essersi salvata dal terremoto nel 1796 assume un significato ancora più importante durante la pandemia. La speranza è che quella luce che illuminò l'immagine di Maria possa servire ad illuminare il cammino verso la fine di questo periodo così buio. Non voltare mai le spalle al dolore, il discernimento, il rispetto. Queste sono le chiavi che la parola di Dio e la liturgia odierna ci consegnano. Per leggere in questo tempo di pandemia quel dono per la fede e quella sfida per la ragione che è il segno mariano della Madonna del Conforto impresso nella memoria credente del popolo di Dio. E da questa lettura umile, tu, popolo di Dio che è in Arezzo, guidato dallo Spirito Santo e insieme alla Madre Comune Maria, non aver paura di far uscire ancora una volta la gioia contagiosa del Vangelo. Fuori dalla cattedrale i fedeli attendono in fila per poter entrare all'interno della cappella e pregare di fronte all'immagine sacra. Al termine della funzione anche il cardinale Parolin con tutto il corteo raggiunge la cappella e qui impartisce l'indulgenza plenaria. A margine della conferenza stampa in Palazzo Vescovile anche un augurio di buon lavoro al nuovo governo Draghi. Abbiamo fatto gli auguri come Conferenza Episcopale Italiana e abbiamo augurato buon lavoro, non abbiamo espresso giudizi. E ci sarà occasione di vederci prossimamente in occasione dell'anniversario dei Patti Lateranensi, che non è stato appunto celebrato l'11 di febbraio attorno a quella data perché ancora non c'era il governo. Quindi avremo una prima interlocuzione con loro a quel livello. Ma mi unisco al cardinale Bassetti nell'augurare buon lavoro.